La vita è una successione interminabile di problemi da risolvere. Quello che impariamo a scuola ci può preparare a risolverne alcuni, ma non tutti. Come possiamo rendere gli studenti competenti nella risoluzione di problemi sempre nuovi e diversi nel corso delle loro vite? Con il Problem-Based Learning. Nella didattica tradizionale, la risoluzione di un problema è parte di una valutazione in cui lo studente deve dimostrare le competenze e conoscenze acquisite. Nel Problem-Based Learning, o apprendimento basato sui problemi, il problema è lo stimolo che dà il via ad un percorso di apprendimento. Questo metodo didattico usa problemi autentici, cioè problemi che gli studenti potrebbero realmente incontrare nelle proprie vite. Problemi sconosciuti, ovvero problemi che gli studenti non sono ancora in grado di risolvere. Problemi che prevedono più di una soluzione possibile. Gli studenti devono mappare quali competenze utili già possiedono, individuare quelle mancanti, infine attrezzarsi di tutto quello che serve. Il docente guida questo processo. In che modo? Organizza il lavoro dei gruppi, interviene per porre domande stimolo e offre supporto se qualcuno è in difficoltà. Nel Problem-Based Learning, gli obiettivi di apprendimento vengono fissati dagli alunni stessi. Ciò aumenta la loro motivazione e il loro interesse per lo studio. Il Problem-Based Learning favorisce l'autonomia degli studenti, la capacità di reperire informazioni e di risolvere problemi. Inoltre, un problema ben strutturato può creare ponti tra diverse discipline e offrire occasioni al docente di collaborare con i propri colleghi. Anche le competenze socio-emotive degli studenti sono rafforzate, soprattutto la collaborazione e l'imparare ad imparare. Il Problem-Based Learning è un approccio inclusivo perché permette a tutti gli studenti di collaborare e imparare insieme. Lavorando in gruppi eterogenei, ogni studente può sentirsi parte di un percorso condiviso, di ricerca e di scoperta. Per alcuni studenti può essere difficile ammettere di non sapere qualcosa. Lavorando per problemi, gli studenti sono portati a condividere fin dal primo momento dubbi e curiosità. Questo aiuta a rendere la classe un luogo collaborativo, in cui il sapere di non sapere diventa una risorsa preziosa.